Guardi, in realtà si parte proprio da una cosa che ci ha colpito, è proprio questa forma di solitudine che c'è soprattutto in alcune fasce, che sono le fasce deboli della cosiddette fasce deboli della popolazione, cioè gli anziani, i disabili, eccetera. Cioè si trovano in mondi completamente così sommersi, insomma, da cemento e appunto da disperazione anche molte volte. E ci sembrava bello raccontare come invece ci fossero forme di solidarietà, di socializzazione, anche di amore nei confronti proprio della terra, cioè questo ritorno alla terra che insomma da molti anni c'è in molte parti del mondo, no? Insomma in Africa, nel Medio Oriente, ma anche in Italia, insomma c'è questo fenomeno e in Campania è partito anche lì, noi partiamo sempre un po' in ritardo rispetto agli altri, però insomma c'è questa forma e adesso si sta espandendo a macchia d'olio. Legambiente ha dato un apporto importante al film e anche a questo fenomeno degli orti. Io lo dico non perché sono di parte, ma insomma Legambiente è un'associazione ambientalista, è un'associazione molto seria in questo paese che ha fatto scoprire delle cose molto importanti. Ricordiamoci il fenomeno delle ecomafie, che è il fenomeno appunto che racconta Beautiful Country, che racconta anche Saviano in Gomorra, è nato grazie, cioè è stato scoperto grazie a Legambiente, ai rapporti ecomafia che dal 1994 questa associazione porta avanti. E così in tante altre cose, poi uno può essere critico che è un'associazione politicizzata, eccetera, ma a me questo non interessa, interessa quando si collabora e si crea su un territorio per migliorare le condizioni di quel territorio. In Campania Legambiente fa molto. Una volta andati in pensione devono comunque lottare contro la solitudine o comunque devono impegnarsi la giornata, ma non solo loro, anche cioè, chiunque di noi può coltivare un orto. Infatti questo è un invito che rivolgo a tutti voi. So che il Piemonte è comunque già terra di conquista in questo senso. Infatti noi venendo da Salerno con il treno abbiamo visto delle zone bellissime di verde, quindi ci siamo un po' ritrovati. Pontecagnano, il posto preciso della provincia italiana da cui noi veniamo, come diceva Andrea, è praticamente invaso dall'edilizia selvaggia completamente. L'unica oasi di pace, di serenità, a contatto col verde è il parco equarcheologico, dove Legambiente ha la sede del suo circolo. Io sono addestrata con Legambiente e sono una militante attiva in questo senso. Per cui da lì è nato, proprio dalla conoscenza del parco, il progetto di realizzare questo documentario per rendere visibile a tutti e nella maniera più eclatante possibile l'esperienza di questi orti urbani che stanno veramente dilagando, stanno esplodendo in senso positivo, nel senso che comunque chi li coltiva ha riscontrato effetti positivi per quanto riguarda l'ortoterapia. E quindi abbiamo voluto documentare proprio questa esperienza, tra l'altro con toni talvolta umoristici, ma soprattutto, come diceva Andrea, con il parallelo con Pruno. Insomma, c'è proprio un montaggio che mette in evidenza i differenti ritmi di vita che ci sono in campagna e in città. E quindi vi auguro buona visione in questo senso.